Mister Trevignon è sentì con Camillo Rezzaghi alla casa del riposo de Arco. Sa fa chi Camillo? Sa fa o qua? Sta riposando. Ma com'è la successo? Oh, Camillo, è per la lapide? Sì. Ho avuto un piccolo infortunio. Tutto bene, Camillo? Sì, tutto ok. Ci vediamo. E niente, allora non riuscivo neanche a camminare, sono andato qua in questa casa, era magnifica, che fa miracoli, dove il presidente De Laurentiis, Roberto, veramente ben organizzata, e riesce a fare dei miracoli. Io sono stato uno di quelli fortunati perché onestamente ero messo abbastanza male sulle gambe, facevo fatica a camminare, adesso potrei andare alle Olimpiadi. Ma è un tipo come te da oh, Yes House che si trova qui con i vecchiotti? Sono adeguato e gli do una mano anche a portare le carrozzelle. Ma dai. Si adegua un po' a tutta volta. Adesso però non vedo l'ora di scappare da sta gabbia. Il mondo della giungla mi sta aspettando. Il richiamo della foresta. Esatto. Solo che onestamente a volte si sta bene anche in questi posti di riflessione dove uno si fa un po' di riflessione della vita, che ha fatto, che farà, insomma. Sono dei tuoi misteri in Madagascar, di chi? Sì, della... sì, siamo tutti in ballo, anche quelle, infatti sono qua anche, mi sono concentrato bene perché essendo così libero anche potevo fare tranquillamente il mio lavoro tranquillo. Adesso Madagascar è successo quel fatto lì, ma niente di grave, cioè a parte cose locali, ma non c'è pericolo. Però per il momento i viaggi sono chiusi. Oh, capito. Ascolta, che pensi della riva di adesso? Ma purtroppo l'ho detto parecchie volte, la nostra città è bellissima, però non si deve sempre dire che è bella. Ci sono altre bellissime città. E noi ormai ci siamo accontentati, si parla solo nei bar e non si arriva ai fatti. E piano piano ci si adagia e ci si accontenta di quello che si ha. Però giustamente è una città che meriterebbe molto di più, nonostante tutte le belle manifestazioni che si fanno, onestamente bisogna dare valore anche a queste persone volontarie che riescono a imbastire col suo sudore delle belle, cioè, belle serate. Però non è sufficiente perché la gente vuole un po' di divertimento, non esagerare nel senso che bisogna sapere stare con la gente che riposa e stare anche con i giovani. Una via di mezzo io direi che sarebbe l'ideale, a luna di notte a cominciare a bassare e piano piano verso le due cominciare a tirare il remo in barca. Cioè non ti vedi all'orizzonte un nuovo Rosen Garden in sostanza? Ci sarebbe la possibilità di poterli fare questi locali, però vediamo che anche il Tiffany, nonostante la buona volontà delle persone che lo gestiscono, i sacrifici, che hanno tirato fuori parecchi soldini, forse non è, fa parte del loro mestiere perché sono imprenditori, vedono come io dovessi fare un condominio, lo faccio alla rovescia. E ci vorrebbe insomma delle personalità, insomma, del mondo, come quando c'era mio zio Franco, mio papà, D'Annunzio Rezzaghi, il nostro Zini, non bisogna dimenticarlo, che era la bandiera della notte, dove si spostava la gente. Allora voleva dire che c'era una marcia in più di tutti, insomma. E scusa, è sta destra? Ah, la destra, guarda, io adesso onestamente la politica l'ho messa a parte, non mi interessa più, qua si è fatto ben capire quello che voglio, ognuno una sedia, si sbatte. Dell'Italia se ne sbattono tutti, vediamo i nostri pensionati che non riescono neanche a mangiare la sera. Ho visto un programma alla televisione, una signora che ha dovuto mettere e monta dei pegni della sua fede, sono cose tristissime insomma. Beh, poi chi se vede anche come va a finire la storia, no? Sì, sì. Che è dura. È durissima. Che i gas, assistenza per amor di Dio, eh? Sì, beh, qua possono ringraziare di Dio. Che hanno i soldini che possono mantenersi, vengono lavati, puliti, da mangiare buono, servizio ottimo, sono controllati 24 ore al giorno, c'è una bella equipe, cioè non è semplice perché c'è anche qualche matto come me qua dentro. E ascolta, e donne?
solo un infermiere. Però insomma, insomma il vecchio falco, eh? Insomma il falco, sai, questi ambienti qua non è che esitano più di tanto. No, capito. E l'ultima roba, mi non mai capì perché un come te, insomma, col suo passato, eh? E canteva Io vagabondo dei nomadi, che insomma non gli è proprio neri. Come sì, mai? Beh, perché è una canzone che mi piace, perché io sono un po' vagabondo. Allora soldi in tasca non ne ho. Esatto. Allora il mio cavallo di battaglia è quello lì. Ho capito. Non è una questione politica, ovviamente. Ascolta, Camillo ti aspetta in fora, però. Ah beh, adesso metto le ali, bevo una Red Bull e vedrai che tra poco torno sulla piazza. Quindi ti vedremo ancora sì, sì, all'angolo lì della Rurale, dal Tapas. Al nostro giro lo faremo, adesso quasi gli impegni che ho, lo farò. E mi mancano tanti amici che ho arriva, però vengono tanti a trovarmi e facciamo due chiacchiere, una brisoletta. Pomeriggio, tranquillo, con la Vecciotti, però dentro sono una bomba atomica. Beh, questa intervista qui la lascio finire a te col tuo solito grido di battaglia, che è? È qui la festa? Esatto!